Dopo il successo del docufilm dedicato alla marineria con la pellicola intitolata Pescamare, che ha fatto conoscere in tutto il mondo la vita marinara di Fano, il regista fanese Andrea Lodovichetti è al lavoro insieme alla sua squadra dallo scorso mese di settembre alla realizzazione di un'altra opera, il film dedicato all'evento d'eccellenza della città, il Carnevale. Le registrazioni eseguite soprattutto durante l'evento di sfilate del 28 gennaio, 4 e 11 febbraio di quest'anno si sono poi spostate in altri luoghi simbolo e particolari della città. Tra i diversi set di questo film c'è il cosiddetto cimitero dei carri, ovvero dove i pupi delle passate edizioni vengono posti per poi essere venduti in un secondo momento. E poi ai capannoni, al teatro, nella zona mare e numerose località dove i due protagonisti, ovvero il Vulon, la maschera ufficiale del carnevale interpretato da Simone Diotalevi e un bambino di 10 anni, Edoardo Davide Pignataro, partiranno insieme per un viaggio tutto particolare e dove incontreranno altrettanti personaggi. Questo è un set ricostruito perché il nostro film avrà una parte reale, live, dal vivo, che abbiamo girato durante le sfilate, durante il martedì grasso e durante il giovedì grasso. Avremo un'altra parte del film che sarà costituita da materiale di repertorio incredibile che i nostri concittadini ci hanno mandato e ci stanno mandando, e poi la parte, diciamo, più divertente a livello creativo, dove abbiamo ricostruito a nostra totale fantasia, diciamo, le parti di finzione. Quindi io sono qui con Nicola Nicoletti e Luca Caprara, che sono i miei coautori, stiamo ultimando le ultime cose di uno dei set ricostruiti. Reparto scenografia, vi garantisco che ha fatto un lavoro eccellente, tanta adrenalina, tanta passione, tanta energia. Il progetto cinematografico firmato Lobeca Film, realizzato con fondi regionali e ministeriali, voluto dal Comune di Fano con la collaborazione dell'ente carnevalesca, ripercorrerà tutta la storia della manifestazione dal 1347 ad oggi. Siamo più di 25 persone, tra l'altro tutti marchigiani, diciamo la metà dei quali sono fanesi, l'altra metà comunque marchigiani. Si è creata una sinergia incredibile, e anche con gli attori, anche con i carristi, tutti siamo uniti e strutturati a remare nella stessa barca e nella stessa direzione. È stato bellissimo quando insieme agli attori, noi autori, a copione fatto, ci siamo confrontati cambiando situazioni, cambiando battute, adattandole rispetto anche alle esigenze dei carristi. Quindi una grandissima sinergia che permea tutta la struttura narrativa del film, e io da regista ovviamente non posso che essere fiero di questa grande collaborazione e di questa energia che si sta sprigionando. L'anteprima del film è prevista per il mese di settembre in concomitanza con l'inizio della stagione cinematografica 2024-2025.